Siamo giunti dopo 9 mesi alla conclusione del terzo corso qui a Menorah Mission School. After 9 months, we reached the conclusions of the third course here at Menorah Mission School. E quindi è il mio privilegio darvi il benvenuto questo pomeriggio. Hence, it's my privilege to welcome you here this afternoon. Adesso lascerò la parola ad Andrea Ricci, che è il presidente dell'associazione culturale True Light. I leave word to Andrea Ricci, who is the president of the Associazione Culturale True Light. Che condividerà con noi un messaggio introduttivo a questo evento. Who will share with us an introductory message to this event? Okay. Welcome everybody. Benvenuto a tutti. The work of the Lord keeps advancing. L'opera del Signore continua ad avanzare. We made errors and stumbled many times. Abbiamo fatto degli errori, tante volte siamo inciampati. However, our dear Lord has supported us. Ma tuttavia il nostro caro Signore ci ha supportati Through every trial. attraverso ogni sfida. And we're now 3 years down the line. We are now 3 years down the line. Siamo ormai, sono passati ormai 3 anni. And as I was thinking about this event, E mentre pensavo a questo evento, I asked myself, mi sono chiesto, what does being a missionary and managing a mission mean? che cosa significa essere un missionario e gestire una missione? Why do we need to establish mission schools? Perché dobbiamo stabilire scuole missionarie? Why do these young people need to spend 9 months in a place like this? Perché questi giovani devono trascorrere 9 mesi in un posto come questo? And then we know that as Seventh-day Adventist, we have received abundant light. E sappiamo che come avventisti del settimo giorno abbiamo ricevuto una luce abbondante. Regarding this particular subject. Riguardo a questo tema in particolare. And Ellen White, particularly in a book named Gospel Workers, Ellen White, in un libro che si intitola Gospel Workers, has explained the reason why we need to establish mission schools. Ci spiega la ragione per cui dovremmo stabilire scuole missionarie. And of course we could spend a full seminar discussing. Potremmo trascorrere un'intera serie di presentazioni a discutere questo. But I will try to make it a quick reminder. Ma vorrei fare un breve promemoria, un breve riassunto di questo. And there are 5 reasons. Ci sono 5 motivazioni. 5 main reasons. 5 motivazioni principali. I'll start with the first one. Inizierò dalla prima. We need to be an example for believers. Dobbiamo essere un esempio per i credenti. Not unbelievers. Non per i non credenti. They don't care about it anyway. Allora non interessa un granché. I'm just overemphasizing it. Ovviamente lo sto sovra-evidenziando. But an example for believer. This is what Ellen White wrote about being an example to believe for believers. E questo è quello che Ellen White scrisse riguardo all'essere un esempio per i credenti. She said, "Our missions must be kept free from all wrong practices." E scrive, le nostre missioni dovrebbero essere tenute libere, prive, libere di ogni pratica sbagliata. All coarseness. Ogni cosa rude. Sì, ogni cosa maleducata, rude. And carelessness. E mancanza di cura. Everything connected with them should be above reproach. Ogni cosa connesso ad essi dovrebbe essere al di là di qualunque rimprovero. This is strong language. Questo è un linguaggio molto forte. She said, kept free from all wrong practices. Dice liberi da qualunque pratica sbagliata. Yeah. And this is why we need to be an example to believers. E questo è il motivo per cui dovremmo essere un esempio per i credenti. Because believers today, perché i credenti oggi, are hardly distinguished from unbelievers. Difficilmente si distinguono dai non credenti. Same dress, same food, same entertainment. Stesso abbigliamento, stesso cibo, stesso intrattenimento. Same everything. Tutto uguale. This is why we need to be an example. Questo è il motivo per cui dovremmo essere un esempio. And to be an example, you need to be different. E per essere un esempio bisogna anche essere diversi. Otherwise, nobody will notice us. Altrimenti nessuno se ne accorgerà. Second reason. Seconda ragione. A place for prayer. Un posto per la preghiera. She says, there's need that many moments be spent in secret prayer. Dice, c'è necessità che molti momenti siano trascorsi nella preghiera segreta. And in close communion with God. In comunione stretta con Dio.
Thus only can victories be won. Solamente in questo modo si possono ottenere delle vittorie. And today we are surrounded by noise. E oggi siamo circondati dal rumore. Information of all types pounding on people. Informazioni di qualunque tipo che martellano le persone. Minds are so busy that there's no peace for praying. Le persone sono così occupate che non c'è pace per poter pregare. This is why many people do not find any peace. E questo è il motivo per cui molte persone non trovano alcuna pace. Third reason. Terza ragione. Protection against temptation. Protezione dalla tentazione. She says every arrangement of the mission should be such as to garrison the soul against yielding to temptation. Dice ogni pianificazione della missione dovrebbe essere tale da proteggere l'anima contro l'indulgenza nella tentazione. And she adds, every unholy passion must be kept under control. E aggiunge ogni passione che non è santa, che non è buona, deve essere mantenuta sotto controllo. Of sanctified, sanctified reason. Della ragione santificata. But today even Christians have no problem to mingle with temptation. Ma oggi anche i cristiani non hanno problemi a mescolarsi con la tentazione. Listening to unholy music. Ascoltando musica immorale. Watching and reading profane stories. Guardando o leggendo storie profane. And so on. E così via. Reason number four. Ragione numero quattro. Our target. Il nostro obiettivo. Reflecting Christ's character. Riflettere il carattere di Cristo. She says, the men and women at the head of a mission need close connection with God. Dice, gli uomini e le donne a capo di una missione hanno bisogno di una connessione stretta con Dio. In order to keep themselves pure, per mantenersi puri, and to know how to manage the youth discreetly, e sapere come gestire i giovani in modo discreto. So that the thoughts of all may be untainted, uncorrupted. Così che i pensieri di tutti possano essere incontaminati, incorrotti. You see how direct she is. Untainted, uncorruption, pure. Vedete quanto, strong message. Quanto diretto stia parlando, senza contaminazione, senza macchia, puri. Questo è un messaggio forte. And she adds something more. Aggiunge ancora qualcosa. And she says, as God is pure in his sphere, e dice così come Dio è puro nel suo ambito, so man is to be pure in his. Così l'uomo deve essere puro nel proprio. And then the problem is today the majority of Christians even believe that Christ's character is too elevated to be reflected by humans. Il problema è che oggi la maggioranza dei cristiani pensa che il carattere di Cristo sia troppo elevato per poter essere riflesso negli esseri umani. We may carry on with our lives. Potremmo andare avanti con le nostre vite. Anyway, we will be covered by his grace. In ogni caso saremmo coperti dalla sua grazia. And the more we sin, the more grace will cover us. E più peccheremo, più faremo del male, più grazia ci coprirà. Unfortunately, ma sfortunatamente, this is not what scripture tells us. Questo non è quello che la Bibbia ci dice. And Ellen White is quoting 1 John 3:3. Ellen White in questo caso cita un passaggio nella prima epistola di Giovanni al capitolo 3 versetto 3, where it says, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. Dice questo passaggio, ogni uomo che ha questa speranza in se stesso si purifica così come anche lui è puro. She is referring to Jesus Christ. E il testo fa riferimento a Gesù Cristo. And she's saying we need to reflect Jesus Christ's character. Dice che noi dobbiamo riflettere il carattere di Gesù Cristo. No compromise. Senza compromessi. And then the fifth reason. La quinta ragione. Warn the cities. Avvisare le città. She writes. Scrive. Missions are essential as a foundation of missionary efforts in our cities. Le missioni sono fondamentali come base missionaria per gli sforzi nelle città. A well-balanced work can be carried out on best in the cities. Un lavoro ben equilibrato può essere portato avanti nel modo migliore nelle città. When a Bible school for the training of workers is in progress. Quando una scuola biblica per la formazione di operai è nel suo progresso. Such a mission, una tale missione, if conducted by those who know how to manage wisely,
se condotta da coloro che sanno come gestire le cose saggiamente, will be a light shining in a dark place. Sarà una luce che brilla in un posto oscuro. May you be able to fulfill this mission. Vi auguro che possiate essere in grado di adempiere questa missione that God has entrusted to yourselves. Che Dio vi ha affidato. Amen. Amen. Bene. Adesso vogliamo lasciare la parola a il nostro ultimo insegnante che ha insegnato questa settimana, Joachim Jortland. Leave the word to our last teacher this week, Joachim Jortland. È venuto dalla Norvegia apposta per stare con noi anche quest'oggi. He came from Norway to be with us today. Let's have a short prayer before we start. Preghiamo prima di iniziare. Lord, we ask pray that you may lead our words. Signore, chiediamo che tu conduca le nostre parole. Speak to us and lead the rest of this program in Jesus' name. Parlaci e conduci anche il resto del programma nel nome di Gesù. Amen. Amen. I want to share three PowerPoints with you in the sense of the old meaning of the word. Voglio condividere con voi tre punti. Non funziona in italiano. Tre punti potenti. Number one is aim high and dig deep. Il numero uno è abbiate obiettivi alti e scavate in profondità. Instead of Jesus, come Gesù. That throughout his life on earth, Jesus was an earnest and constant worker. Nella sua vita terrena, Gesù fu un lavoratore che lavorò con costanza, con fervore. He expected much. Si aspettava molto. And therefore he attempted much. E perciò ha provato molto. And later in the same book. E più avanti nello stesso libro. It says that God is well pleased. Dice che Dio è compiaciuto. When we make the very highest demands upon him. Quando noi chiediamo tanto da lui. That we may glorify his name. Perché possiamo glorificare il suo nome. So aim high. Quindi abbiate obiettivi alti. Don't settle for mediocrity. Non accontentatevi della mediocrità. Don't be limit God Christians. Non siate cristiani che limitano Dio. But no limit Christians. Ma cristiani che non hanno limiti. Now to build high, o per costruire in alto, we need to dig deep. Dobbiamo scavare in profondità. In order to achieve great things for God, ottenere grandi cose per Dio, we need to dig deep. Dobbiamo scavare in profondità. Jesus said, Gesù disse, I'm the vine, you are the branches. Io sono la vite e voi siete i tralci. He who abides in me and I in him, chi dimora in me e io in lui, bears much fruit. Porta molto frutto. For without me you can do nothing. Poiché senza di me non potete fare nulla. So Jesus says, when we abide in him, we'll bear much fruit. Quindi Gesù disse che quando noi dimoriamo in lui, noi porteremo molto frutto. And it was prophesied about the Messiah. E fu profetizzato riguardo al Messia. In Isaiah 53. In Isaia 53. It says there that he shall grow up before him as a tender plant. Dice che egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello. And as a root out of dry ground. Come una radice da un arido suolo. It's an interesting statement. È una frase interessante. Now, in order to grow in a dry place, per poter crescere in un luogo arido, you need to dig deep. Devi scavare in profondità. You know, at this place, at Menorah, in questo luogo, a Menorah, in many ways, conditions are very good for growth and development. Yeah? In molti sensi, le condizioni sono buone per la crescita spirituale. And probably where you will go after this, e probabilmente dove andrete, nel luogo in cui andrete dopo Menorah, it will probably be more dry and more rough and tough. Conditions. Probabilmente sarà un luogo più arido, nelle condizioni più ardue, più dure. And you can be sure that when you leave this place, e potete essere certi che quando lascerete questo luogo, that the devil, the enemy, will do everything he can to break down what you have gotten here. Che il diavolo, il nemico, cercherà di distruggere ciò che voi avete ottenuto qui. He will do everything he can to take away the seeds that have been sown. Cercherà di togliere quei semi che sono stati seminati in voi. Don't let that happen. Non lasciate che questo succeda. In order to maintain what you have received here. Per poter mantenere quello che avete ricevuto qui. And in order to keep growing, keep moving forward. E per poter continuare a crescere, a muoversi in avanti.
You need to dig deep. Dovete scavare in profondità. Probably you would need to dig. You would personally need to dig deeper than you had to in this place to stay where you are. Probabilmente dovrete scavare ancora più in profondità di quello che avete fatto mentre eravate qui per rimanere dove siete ora. So aim high and dig deep. Quindi abbiate alti obiettivi, ma scavate anche in profondità. Number two. Numero due. Go green. Come si traduce? Andate verdi, letteralmente. Però non funziona. You see, as long as you are green, se voi siete verdi, you are growing. Allora vuol dire che state crescendo. As soon as you are ripe, e quindi quando sarete maturi, you start to rot. Quando siete maturi, dopo che siete maturi, cominciate a marcire. As long as you are green, you are growing. As soon as you are ripe, you start to rot. Quindi sin che siete verdi vuol dire che state ancora crescendo, ma quando siete maturi vuol dire che state cominciando a marcire. In other words, be teachable and ever keep learning. In altre parole, siate persone che hanno desiderio di imparare, continuate a imparare sempre. You see, true education, vedete che la vera educazione, has to do with the whole being, comprende l'intero essere, and with the whole period of existence possible to man. E abbraccia tutto il periodo dell'esistenza umana che è possibile per un uomo vivere. This day is not the end. Questo giorno non è la fine. Rather it's the beginning. Ma anzi è l'inizio. More importantly than being a graduation of something old. Più importante del compimento, di qualcosa di vecchio, di passato. This is an inauguration of something new. Questa è l'inaugurazione di qualcosa di nuovo. So go green, keep learning. Quindi rimaniate verdi, continuate a imparare. In choosing men and women for his service. Nello scegliere uomini e donne per il suo servizio. God does not ask whether they possess worldly wealth, learning or eloquence. Dio non ci chiede se possediamo eloquenza o sapienza mondana. He asks, do they walk in such humility that I can teach them my way? Ci chiede di poter camminare in umiltà in modo che egli possa insegnarci la sua via. Can I put my words into their lips? Posso mettere le mie parole nelle loro labbra? Will they represent me? Mi rappresenteranno? God can use every person. Dio può usare ogni persona. Just in proportion as he can put his spirit into the soul temple. In modo proporzionato a quanto egli riesce a mettere il suo spirito in quell'anima. So keep learning. Quindi continuate a imparare. Keep learning through diving, digging in God's inspired writings. Continuate a imparare nello scavare negli scritti ispirati da Dio. Keep learning through the experiences of life. Continuate a imparare attraverso le esperienze della vita. Through prayer and reflection. Attraverso la preghiera e la riflessione. Through other people. Attraverso anche altre persone. Through their example and counseling and mentorship. Attraverso il loro esempio, i loro consigli, la loro leadership. Aim high, dig deep. Quindi, abbiate obiettivi alti e scavate in profondità. Go green. Siate verdi. And number three. E numero tre. Fulfill your purpose. Adempite il vostro scopo. Fulfill Christ's great purpose for your life. Adempite il grande proposito che Dio ha, che Cristo ha per le vostre vite. I like how Albert Einstein put it. Mi piace come l'ha detto Albert Einstein. Only a life lived for others. Solo una vita vissuta per gli altri. Is a life worthwhile. È una vita degna. And my favorite author. È il mio autore preferito. Ellen White, she put it like this. Autrice Ellen White. It is in unselfish ministry. È nel servire in modo altruista. That true happiness. Che si trova la vera felicità. Is found. Si trova la vera felicità. Amen. How many of you believe that? Quanti di voi lo credono? Heaven is a nice place, eh? Che il cielo è un posto bello. Better than this place. Meglio di questo here, posto. Yeah, qui. Yeah, amen, yeah. Now, much better than everything we know about. Molto meglio di quello che noi conosciamo. Now, how many of you believe that God loves you and He has your best interests in mind? He wants the best for you. Quanti di voi credono che Dio vi ama e che ha in mente il miglior interesse per voi? Amen. Now, if God loves us and He wants our best, quindi se Dio ci ama e vuole il meglio per noi, and if heaven is better than life on this earth, e se il cielo è meglio della vita su questa terra, why doesn't God just
take us up there right away, yeah? Perché Dio non ci porta in cielo ora. That would be nice. Sarebbe bello. It's because he has a task for you on this earth. È perché egli ha un compito per te qui su questa terra. He has a purpose for you to fulfill. Ha uno scopo che tu devi adempiere. Fulfill that Christ designed purpose for your life. Adempi lo scopo che Cristo ha in mente per la tua vita. The very reason for why you are here. La ragione per cui tu sei qui. Make that the great priority of your life. Fai di questo scopo la più grande priorità della tua vita. Let nothing else or everything in this world distract you from that great purpose. Non permettere a nient'altro nel mondo di distrarti da questo grande scopo. There is nothing nobler, nothing better you could be involved with in fulfilling that purpose. Non c'è niente di più nobile, di più grande nella quale tu puoi essere coinvolto se non adempiere questo grande scopo. Don't let anything else absorb your attention and lead it away. Non lasciare che nient'altro assorba la tua attenzione e ti porti via. And don't wait. E non aspettare. Don't say, ah, when I turn this and this many years, I will get going. Yeah? Ah, quando compirò quest'età, no? Allora comincerò. Or after my education, I will start. Oppure dopo che avrò finito gli studi, comincerò. Start today. Comincia oggi. Now, when you think about the pioneers of our church. Quando pensiamo ai pionieri della nostra chiesa. They were a powerful group of young adults in erano many ways, many un gruppo them. Molto potente di giovani. I don't know what picture you comes to your mind when you think about our pioneers. Non so cosa ti viene in mente quando pensi ai nostri pionieri. But for many of us the picture that comes to mind. Ma per molti di noi l'immagine che ci viene in mente is something like this. Qualcosa del genere. Yeah. People with long beards and gray hair. Persone con barba lunga e capelli grigi. But you need to realize. Ma dovete sapere. They did not wait. Non hanno aspettato. Until their beards grew long and their hair turned gray. Fino a che le loro barbe sono cresciute molto e i loro capelli sono diventati grigi. They started early. Hanno cominciato presto. For instance. Per esempio. In 1844. Nel 1844. James White was 23 years old. James White aveva 23 anni. Ellen White 17. Ellen White 17 anni. Annie Smith 16. Annie Smith 16 anni. John Andrews 15. John Andrews 15 anni. Uriah Smith 12. Uriah Smith 12 anni. They started early. Hanno cominciato presto. Don't wait. Non aspettate. God has a great plan for young people in this work. Dio ha un grande piano per i giovani in quest'opera. And God has a great plan for all of you graduating here today. E Dio ha un grande piano per ciascuno di voi che vi state diplomando qui oggi. So let's be inspired by their example. Quindi siate ispirati dal loro esempio. And don't wait until your beard grows long and hair turns gray. E non aspettate fino a che le vostre barbe cresceranno lunghe e i vostri capelli diventeranno grigi. So aim high and dig deep. Quindi abbiate obiettivi alti e scavate in profondità. Go green and ever stay green. Keep learning. Siate verdi, rimaniate verdi, continuate a imparare. And fulfill Christ's great purpose for your life. E adempi il grande scopo che Cristo ha per la tua vita. Now I want to end with sharing my favorite poem with you. Voglio concludere condividendo il mio poema preferito. It's called Our Generation. E si chiama la nostra generazione. This poem was written by Jordan Nichols, a 14-year-old boy. Questo poema fu scritto da un ragazzo di 14 anni. Or young adult, I should say. Un giovane di 14 anni, sì. And his brother Derek Nichols. Suo fratello Derek Nichols. He posted this poem on Twitter. Ha postato questo poema su Twitter. The next day this poem had been retweeted 120,000 times. Il giorno seguente questo post era stato retweetato, si dice, condiviso per più di 20,000 volte. Can you imagine? You wake up and you check your post and it's been like shared 120,000 times. Potete immaginarvi, vi alzate al mattino e vedete che il vostro post è stato condiviso per 20,000 volte. Big newspaper around the world were writing about this poem. Grandi giornali in tutto il mondo hanno parlato di questo poema. Some call it the most important poem of the decade. Alcuni lo hanno chiamato il più grande poema, il poema più importante di questa decade. Others the most important poem of the century. Altri il più grande poema del secolo. Want to hear the poem? Volete ascoltarlo?
think our time is up. Oh no, dice, penso che il nostro tempo sia scaduto. Okay, listen to this. Okay, ascoltate. Our generation will be known for nothing. La nostra generazione sarà conosciuta per niente. Never will anybody say we were the peak of mankind. Nessuno dirà mai che noi siamo stati il picco dell'umanità. That is wrong. The truth is our generation was a failure. Questo è sbagliato. La verità è che la nostra generazione fu un fallimento. Thinking that we actually succeeded, pensando che in realtà avevamo successo, is a waste. Era solo un errore. And we know, e noi sappiamo, living only for money and power, che vivere solo per i soldi e per il potere is the way to go. È la via da seguire. Being loving, respectful and kind, essere amabili, rispettosi e gentili, is a dumb thing to do. È una cosa sciocca. Forgetting about that time, dimenticandoci di quel tempo, will not be easy. Non sarà facile. But we will try. Ma ci proveremo. Changing our world for the better, cambiare il nostro mondo perché sia un posto migliore, is something we never did. È qualcosa che non abbiamo mai fatto. Giving up, Invece arrenderci, was how we handled our problems. È la maniera in cui abbiamo gestito i nostri problemi. Working hard, lavorando duramente, was a joke. Lavorare duramente era solo uno scherzo. We knew, sapevamo, that people thought we couldn't come back. Che le persone pensavano che noi non potessimo ritornare. That might be true. Questo potrebbe essere vero. Unless we turn things around. A meno che noi non cambiamo le cose, rivoltiamo le cose. Now that's all the words of this poem. Queste sono le parole di questo poema. And you might think what's so powerful about that poem. E potete pensare, ma che cosa c'è di potente in questo poema? It's not very encouraging. Non è molto incoraggiante. But the thing is, it's when we do what it says in the end, when we turn the poem around. Ma quando facciamo quello che c'è scritto nell'ultimo verso di questo poema, quando ribaltiamo le cose, that's when it becomes powerful. Allora qui è che diventa straordinario. So now we'll read it from basically bottom up. E ora leggeremo lo stesso poema, però dal basso verso l'alto. Unless we turn things around, a meno che noi non cambiamo le cose, that might be true. Questo potrebbe essere vero. People thought we couldn't come back. Le persone pensavano che noi non potessimo tornare. We knew. Sapevamo. That was a joke. Che questo era solo uno scherzo. Una Working battuta. Hard. Lavorare duramente. Was how we handled our problems. È il modo in cui abbiamo affrontato i nostri problemi. Giving up. Arrendersi. Is something we never did. È qualcosa che non abbiamo mai fatto. Changing our world for the better. Cambiare il nostro mondo in un posto migliore will not be easy, non sarà facile, but we will try. Ma noi ci proveremo. Forgetting about that time, dimenticandoci di quel tempo, it's a dumb thing to do. È una cosa sciocca da fare. Being loving, respectful and kind, essere amabili, rispettosi e gentili, is the way to go. È la via da seguire. Living only for money and power, vivere solo per i soldi e per il potere, is a waste. È uno spreco. And we know, e noi sappiamo, we actually succeeded. Che noi veramente abbiamo avuto successo. Thinking that our generation was a failure, pensare che la nostra generazione fosse un fallimento, that is wrong. Questo è sbagliato. The truth is, la verità è, we were the peak of mankind. Noi siamo stati il picco dell'umanità. Never mai will anybody say, qualcuno dirà, our generation, la nostra generazione, will be known for nothing. Non sarà ricordata per nessun motivo. Amen. Amen. Isn't that a powerful poem? Non è un poema straordinario? Describes basically two generations. Descrive in poche parole due generazioni. Two ways of going. Due modi di pensare, di vivere. The choice is ours. La scelta è nostra. Let's be the second generation, what do you say? Io voglio dirvi che dobbiamo essere la seconda generazione. Let's by God's grace be someone that can help to turn things around and make a difference in this world for eternity. E per la grazia di Dio dobbiamo essere persone che possono fare la differenza per l'eternità. Now I know this is not the end of this service. So che non è la conclusione di questa cerimonia. But I want to ask the graduates here.
ma voglio chiedere agli studenti qui. If you want to that is your desire, you want to be part of that generation. Se questo è il tuo desiderio, essere parte di questa generazione. I just want you to ask you to stand up with me right where you are. Voglio chiederti di alzarti dove sei. Amen. Thank you. You can sit. Adesso avremo un momento musicale speciale che verrà tenuto da una delle studentesse della scuola. We'll have a special song, will be sung by one of our students. Quindi lasciamo la parola e i suoni a Susan e a Dominic. So we let Susan and Dominic. Ah, for I will say something. Okay. Okay. Buongiorno. Oh, buona giornata. Buongiorno. The song that I will sing. Il canto che canterò. Was written. Fu scritto. By William Miller. Da William Miller. And I'm not really sure, but I think that the history told us. Penso che la storia ci dica. That this man doesn't exist. Another man like him that really wish that second coming of Jesus. Forse non è mai esistita una persona che più di lui ha desiderato la seconda venuta di Gesù. Jesus said, Gesù disse, and his gospel, the gospel of Jesus, will be preached in all the world. Che il Vangelo del Regno sarebbe stato predicato in tutto il mondo. And then the end shall come. E che poi come risultato sarebbe venuta la fine. As Christians, come cristiani, this is the greater promise that we have. Questa è la più grande promessa che abbiamo. And this is that we are waiting. E questo è quello che noi stiamo attendendo. Los santos seres.
vendrá. I'd like to invite at the front the staff of the school of this year. Samuele, Dominic. So we're now going to introduce to you each of the students. Ora vi presenteremo tutti gli studenti. We're going to share a few words about them. Condivideremo qualche parola per ciascuno di loro. We're going to have a special text that we want to dedicate to each of them. Abbiamo un testo della Bibbia che vogliamo dedicare loro in modo speciale. And then they're going to share something about their experience here. E poi condivideranno qualche pensiero riguardo alla loro esperienza qui. So the first one is Susan Eichert. Yes, on my side. Susan, we're very glad 1 year ago. Susan, siamo molto contenti che un anno fa. You were the first applicant to our school. Sei stata la prima a iscriversi alla nostra scuola. Was the day of deadline for application. Era il giorno di chiusura delle iscrizioni. And we had no students. Non avevamo ancora studenti. So when your email came, quando la tua email è arrivata, we were very, very glad. Eravamo molto, molto contenti. I can imagine. After 1 year of you being here, e dopo almost, quasi un anno che sei stata qui, I can tell you sincerely, we were very glad to have you here. Posso dirti sinceramente che siamo stati molto felici che tu fossi qui. We appreciate your missionary zeal. Apprezziamo il tuo zelo missionario. And our prayer. E la nostra preghiera. It's that you may keep shining for Jesus. E che tu possa continuare a brillare per Gesù. May God bless you. Che Dio ti benedica. As a Christian. Come cristiana. As soon as a wife. E presto anche come moglie. But your family may lead many souls into the kingdom. E che la tua famiglia possa portare molte anime nel regno. So the text we want to dedicate to you. Il testo vogliamo dedicarti. Is Isaiah 60 verse 1. È Isaia 60 al versetto 1. It says. Dice così. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è elevata su di te. So, congratulations. May God bless you. Come at the front. We'll greet later. No, it's your turn. Let's take a picture together. Okay, yes. Here? Yeah, yes, it's okay. Your husband is taking a picture. Wait, wait. There's something wrong here, Christian. I mean. Okay. This is right. You translate? I translate. Yes. Oh, this is my. Sorry. It's okay.
wow. This is amazing experience that I never imagined to have. Questa è stata un'esperienza straordinaria che non avrei mai immaginato di avere. This time, questo periodo, here at Menorah has been a gift from heaven. Qui a Menorah è stato per me un dono dal cielo. A blessing for my entire life. Una benedizione per tutta quanta la mia vita. And I would like to share with you. Vorrei condividere con voi what God was doing in my life. Quello che Dio stava facendo nella mia vita. Maybe the lesson more important that I learned here. Forse la lezione più importante che ho imparato qui. That without God I cannot do nothing. È che senza Dio non posso fare nulla. And in the world we sing sometimes. E nel mondo a volte pensiamo. Yeah, you will be a greater man, a greater woman. Sì, sarai un uomo più grande, una donna più grande. But we need to know. Abbiamo bisogno di sapere. That we are weak men. Che siamo esseri deboli. But we have a powerful creator. Ma abbiamo un creatore potente. A merciful creator. Un creatore buono. Maybe your life have doesn't have any sense. Forse la tua vita non sta avendo alcun senso. Maybe your life, even you finish your studies and your life still doesn't have any purpose. Forse sei arrivato alla fine dei tuoi studi e ancora la tua vita non ha alcun senso. This was my experience before to came to Menorah. Questa è stata la mia esperienza prima di venire qui a Menorah. I will read a quote from my favorite author. Yes. Leggerò una citazione dalla mia autrice preferita. She said. E lei disse. The greatest need of this world. Il più grande bisogno di questo mondo. Is the man who will not be bought or sold. È di uomini che non si possano né vendere né comprare. Men who in their inmost souls. Uomini che nel più profondo della loro anima. Are true and honest. Sono sinceri e onesti. Men who don't fear to call sin by its right name. Uomini che non hanno paura di chiamare il peccato con il suo nome. Men whose conscience is a true duty as the needle to the pole. Uomini la cui coscienza è fedele al loro dovere come l'ago lo è al polo. Men who will stand firm for the right to the heavens fall. Uomini che saranno firm and stand for the right. So. Uomini che saranno fermi e staranno dalla parte del giusto anche se dovessero crollare i cieli. Now I'm convinced of the reason for my existence. Ora sono convinta riguardo a quale sia la ragione della mia esistenza. And the difference between when I came before that now. E la differenza rispetto a quando sono venuta all'inizio rispetto ad adesso. That I'm really sure that my existence is not limited to this world. E che sono veramente sicura che la mia esistenza non si limita a questo mondo. I have a promise. Ho una promessa. And I will take this promise. E afferrerò questa promessa. And I will fight for this promise. E combatterò per questa promessa. Because I'm waiting for Jesus' second coming. Perché sto aspettando la seconda venuta di Gesù. God did not only change my life. Dio non ha solamente cambiato la mia vita. He has also given me reasons to continue living. Mi ha dato anche delle ragioni per continuare a vivere. Because now I made. Perché adesso ho fatto. The cause of Jesus. Ho fatto della chiamata di Gesù. The reason of my life. La ragione della mia vita. Grazie. Amen. Thank you. This is yours. Okay. Yay! Oh, wait. Read the stuff. Oh. Cannot go like this. After 9 months, of course. God bless you. God bless you. All right.
We are going in order with the surnames. Andremo in ordine con i cognomi. So the next one is Benjamin Barth. Il prossimo è Benjamin Barth. Hello, Benny. Hello. Ciao, Benny. As you can see, Benny is dressing in an interesting way. Come potete vedere, Benny si sta vestendo in un modo particolare. This is the clothes that remind us of the trip the students had this year. E questo vestito ricorda del viaggio missionario che hanno avuto quest'anno. Benny, I've been very happy to have you here this year. Benny, è stato molto felice di avere te qui quest'anno. Actually, you have been the second one applying. Tu sei il secondo che ha fatto l'applicazione, che ha fatto la richiesta per venire qua. So, Benny has many many different talents. Benny ha diversi talenti. He has a very keen sense of humor. Ha un senso accurato dell'umore. Is very patient. È paziente. And is I think a very good teacher. E anche penso sia un vero bravo insegnante. I can see a good future for you as a teacher, Benny. Vedo in te il futuro per diventare un insegnante. So here's the text that we want to dedicate to you. Questo è il testo che ti dedichiamo. It's found in 1 Timothy chapter 4 verse 16. Si trova in Prima Timoteo 4:16. And that's what it says. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. Leggo in italiano: abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Che Dio ti benedica. Show the diploma, man. Oh, right. Big smile. Okay, it's your turn. Mm-hmm. This place was my home for almost 1 year. Questo posto è stato la mia casa per quasi un anno. I came to the school for the reason to learn to trust in God. Sono venuto in questa scuola per il motivo di poter imparare di confidare, aver fiducia in Dio. Before I came here, I could never trust him fully. Prima di venire qui non avevo mai potuto confidare in lui pienamente. Because I knew that there were things in my life that I could not give to him. Perché conoscevo, sapevo che c'erano cose nella mia vita che non arrivavo a dare a lui. And these things I didn't want God to have access. E in queste cose non volevo che Dio avesse accesso. One of these areas was playing on the computer. Una di queste cose era giocare al computer. I knew God didn't like it. Sapevo che a Dio non piaceva questo. But I feared that if I would let him take this from me, it would make my life boring or unfulfilled. Ma avevo paura che se Dio mi togliesse questo, la mia vita sarebbe stata noiosa oppure non piena. Even though, on the other hand, I noticed the bad effects. Anche se d'altra parte sapevo che il controeffetto che c'era. I noticed that it took me down in school. Sapevo che mi abbassava i voti a scuola. It destroyed relationships that I had. Aveva distruggeva relazioni che avevo. To my girlfriend, to my friends, and to my parents. Con la mia ragazza, con i miei amici e con i miei genitori. It took the time that I needed for the duties to God. E portava via il tempo per le cose che dovevo fare per Dio. And the duties that I had towards my parents. E i doveri che dovevo fare verso i miei genitori in casa. Now I tried, because of all these things, I tried to stop this a few times. E ci ho provato più volte a smettere. But after just a week or two, I would start again. Ma dopo una settimana o due rincominciavo. So I wanted to learn to trust God more. Quindi volevo imparare a confidare in Dio. And I thought, God, teach me to trust you in smaller things. E quindi ho chiesto a Dio, Dio insegnami a confidare in te in piccole cose. So that then I can trust you even in this thing. In modo che posso confidare anche nelle grandi cose. But God made one thing clear to me. Ma Dio ha messo una cosa chiara a me. This
This is the little thing. Questa è la piccola cosa. Where I want you to trust me. Nella quale voglio che tu confidi in me. Trust me that I can make your life better. Confida in me in modo che posso rendere la tua vita migliore. More fulfilled, more happy, more enjoyable. Più piena, più felice e più gioiosa. And thanks to the encouragement that I got here at the school. E grazie all'incoraggiamento che ho ricevuto qui a sta scuola, qui in questa scuola. And for the examples. Per gli esempi. I could ask Jesus to help me with this. Ho potuto chiedere a Gesù di aiutarmi. I could ask him to take away what hinders me from coming to him. Ho potuto chiedergli di aiutarmi a togliere quello che mi impediva di andare a lui. And I thank him because without him I would stumble even tomorrow again. Ma lo ringrazio perché senza di lui io cadrei sicuramente anche domani. I want to ask you, are there anything in your life, anything that hinders you from coming to God? E ora voglio chiedere a voi, c'è un qualcosa che vi impedisce di andare verso Gesù? That disconnects you from him. Che ti disconnette da Dio. That takes your time, your effort. Che prende il tuo tempo, il tuo impegno. Your energy. La tua energia. Your thoughts. I tuoi pensieri. Maybe you think like I did. Forse tu pensi come io pensavo. That God will train you in the little things and then you can trust him in this as well. Che Dio ti possa aiutare nelle piccole cose in modo che nelle grandi cose ti può aiutare meglio, in modo che possa avere fiducia in lui nelle grandi cose. And I can tell you, this is what God wants to give you today. E voglio dire che questo è quello che Dio vi vuole dare a voi oggi. He has already ready for you. He's already? He has it prepared for you. Ok, lui è già pronto, qualcosa di pronto per te. Ask him. Chiediglielo. And he gives you the power to choose. E lui vi darà la forza di scegliere. Do you want to take his offer? Volete prendere la sua offerta? Do you want to serve the Lord? Vuoi servire il Signore? Or the world? O il mondo? And I want to quote Joshua 24, verse 15, the last part. E voglio citare Joshua 24. But not as something that someone said in the Bible. Ma non come un qualcosa che Joshua. Joshua. Yeah. Quindi Josué. Exactly. Josué 24. Joshua 24, verse 15. E Josué 24, versetto 15. It's the last part of the verse, it says. L'ultima parte del verso dice. 24 verse 15. But as for me and my house. It's the last part, okay. The last sentence. Comunque, quanto a me è la mia casa? Quanto a me è la mia casa? But as for me and my house, we will serve the Lord. Serviremo l'Eterno. Amen. Amen. So, the next one is Tom Cool. Il prossimo è Tom Cools. Tom Cool is the youngest in this class this year. Tom è il più giovane nella classe di quest'anno. He's the guy that won't always do something. È quello che aveva sempre voglia di fare qualcosa. He want to go around, he want to have fun all the time. Voleva andare in giro, voleva divertirsi tutto il tempo. And it's been a real blessing to have him here. È stata una vera benedizione averlo qui con noi. I think he brought a lot of joy in this place. Penso che abbia portato molta gioia in questo posto. Sometimes a little trouble. A volte qualche guaio. It was tough to convince him to work. Era difficile convincerlo a lavorare qualche volta. But the editing was working. Ma poi lavorava. So I want to encourage him because he want to work for God. E quindi lo voglio incoraggiare perché anche lui vuole lavorare per Dio. He was looking for going to Bolivia. Stava cercando di andare in Bolivia. I think that didn't went well. E penso che in questa direzione le cose non siano andate bene. But I'm sure God has a plan for you. Ma io sono sicuro che Dio ha un piano per te.
Probably will be a little planet in your church. Forse sarà fare qualche cosa un po' più piccolo nella tua chiesa. But probably God has something more bigger than you can never expect. Ma probabilmente Dio ha qualcosa di ancora più grande che non ti, magari non ti aspetteresti. So I wish all the best. Ti auguro il meglio. God bless you. Oh, okay? Oh yeah. The Bible text that we choose for him is found in 2 Timothy. Il testo biblico che abbiamo scelto per lui si trova in 2 Timoteo 2, verse 1. Capitolo 2, versetto 1. You therefore, my son, be strong in grace, in the grace that is in Christ Jesus. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Amen. Amen. Right. Thank you. No. Yeah. 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 You gotta speak. Yeah. Okay. Well, menorah is at the end. Menorah è arrivata alla fine. For me, it's been a great blessing. Per me è stata una grande benedizione. I feel really, really blessed to be here. Mi sento davvero benedetto ad essere qui. Because I don't think most of the people in church have this. Opportunity. Non penso che la maggior parte delle persone in chiesa hanno questa opportunità. And there were many moments where I thought, man, I'm so privileged. E ci sono stati tanti momenti in cui mi sono detto, sono un sacco privilegiato. I can spend a year in the sunny Italy. Posso passare un anno nell'Italia soleggiata. At least most of the time. Almeno la maggior parte del tempo. I can study the Bible here. Posso studiare la Bibbia qui. I can have an out of the box experience. Posso avere un'esperienza fuori dalla mia area di comfort. To go to India and preach there and teach there and andare in India e lì predicare, insegnare. It was something that really brought me closer to God. È stata un'esperienza che davvero mi ha portato più vicino a Dio. I can still remember that in the beginning when I came here. Mi ricordo ancora che quando all'inizio sono venuto qui. I was like, mamma mia, what's gonna happen? Dicevo, mamma mia, e adesso che succederà? And while we were in the Bible lessons, I was like, man, so much Bible. E quando avevamo le lezioni sulla Bibbia, dicevo, ah, un sacco di Bibbia. And the more to the end. E più verso la fine. I was like, man, more Bible. Dicevo, ah, ancora Bibbia. And, yeah, I feel, I also learned here not only about Bible and spirit of prophecy. Ho imparato qui non solamente sulla Bibbia, sullo spirito di profezia. I also learned about myself. Ho imparato anche riguardo a me stesso. Sometimes I was struggling. A volte ho avuto dei momenti difficili. Like Benny with certain things. E come è successo per Benny con alcune cose. And then there was a certain teacher who came here. E poi c'è stato un insegnante che è venuto qui. And she said. E questa insegnante mi ha detto. You should try to go out in nature. Dovresti provare ad andare fuori nella natura. Alone. Da solo. And just have a talk with Jesus. E parlare direttamente con Gesù. And I was like, okay. E ho detto, ok. And later that day I found a free spot, like nothing to do. Ma nel mezzo della giornata ho trovato un buco libero, non avevo niente da fare. And I was like, should I try it or not? E mi dicevo, devo provare oppure no? I was like, why not? Ho detto, ok, perché no? I went out. E quindi sono andato fuori. And I sat down next to the little white house there. E mi sono seduto lì vicino a quella casetta bianca. Because she said I should go somewhere when nobody can disturb you. E perché mi ha detto che sarei dovuto andare in un posto dove nessuno mi avrebbe disturbato. And I started praying. E ho iniziato a pregare. And I started talking like to God like it was a friend. E ho iniziato a parlare con Dio come se fosse un amico. And more I realized that your being a Christian. E sempre di più mi sono reso conto che essere un cristiano doesn't mean knowing what says in the Bible and teaching others. Non significa solamente sapere quello che c'è nella Bibbia e insegnarlo agli altri. It's not just this. Non è solo questo. It is forming a relationship with Christ. Significa formare una relazione con Gesù Cristo. And when I looked at
Daniel in the Bible. E quando ho guardato l'esperienza di Daniele nella Bibbia. And he was willing to go to be fed to the lions rather than giving up his daily prayer. E lui era disposto a essere di essere dato da mangiare ai leoni piuttosto che rinunciare alla sua preghiera giornaliera. I was like, do I value my prayer? Mi sono chiesto, do lo stesso valore alla mia preghiera? Do I value my prayer as much as he did? Do valore alla mia preghiera tanto quanto lo faceva lui? Yeah, I pray before the food and, you know. Sì, prego prima di mangiare. And for me it was more routine. Ma per me era più una routine. But it shouldn't be like that. Ma non dovrebbe essere così. It should prayer is communion with your Lord and Savior. La preghiera significa comunione con il tuo Signore e Salvatore. God speaks to us through the Bible. Dio ci parla attraverso la Bibbia. But if you have a relationship with somebody, ma se hai una relazione con qualcuno, and one only talks to the other, e solamente uno parla con l'altro, and the other one, he doesn't say anything, e l'altro non dice niente, never, mai, neanche una volta, will this relationship work? Funzionerà questa relazione? No. We have to talk as well. Anche noi dobbiamo parlare. God wants to know what's going on. E Dio vuole sapere quello che succede. God wants to know what you're struggling with. Vuole sapere le cose con cui stai avendo difficoltà. And he wants to help you. E ti vuole aiutare. But if you don't ask, ma se non chiedi, you will not receive. Non riceverai. Says the Bible. Questo è quello che dice la Bibbia. So we have to ask. Quindi dobbiamo chiedere. And it's even a promise in the Bible. C'è anche una promessa nella Bibbia. In Matthew 7:7. In Matteo 7:7. That you, if you ask, God will give you. Che se chiedi, Dio ti darà. And so I learned this in Menorah to pray. Ho imparato questo qui a Menorah, a pregare. Of course in the beginning it was hard. E all'inizio è stato difficile. And I was struggling a lot. E ho avuto diverse difficoltà. But to be around friends and people who support you. Ma essere vicino a degli amici, a persone che ti supportano. And trying to walk in faith and having good talks and e cercando di camminare per fede avendo delle belle anche conversazioni. It really helped me to get this prayer life. Mi ha aiutato a mettere insieme questa vita di preghiera. Sometimes it's hard to pray every day. Sometimes you forget it and you're like, oh, what am I doing? A volte è difficile pregare ogni giorno. A volte te lo dimentichi e ti dici, ma che sto facendo? And for me, the thing I found in Menorah. E per me quello che ho trovato a Menorah. Was not only friends, non è stato non sono solamente degli amici, brothers, dei fratelli, sisters, delle sorelle, a nice experience, e delle grandi esperienze, but I found God. Ho trovato Dio. And yeah, that was kind of it. Ecco, tutto. Amen. Amen. The next one is Paola Herrera Cerón. Okay, you may stay on this side if you like. Yeah. Or oh, yes. As you wish. Okay. Gabri. Paola is one of the most precise people I know. Paola è una delle persone più precise che io conosco. She's very accurate. Molto precisa, molto accurata. Yeah. But I must say that here during her time at Menorah, devo dire che durante il suo tempo qui a Menorah, I saw her growing even more. L'ho vista crescere molto. And I think she developed here a lot of flexibility. Che qua ha imparato a essere più flessibile. I think she also developed a closer relationship with God. E penso che abbia anche ottenuto una relazione più stretta con Dio. When you face challenges, quando sei di fronte a difficoltà, sfide, when some situations put the way you are in trial, in trouble, quando alcune situazioni mettono alla prova quello che noi siamo, we have two options. Abbiamo due opzioni. And the option, one option is to stick to what we are. Una opzione è rimanere ciò che siamo. And just get angry. E arrabbiarci. Another option is to allow change to happen.
La seconda opzione invece è permettere di essere cambiati. And I can tell that in many occasions Paola has developed this and has allowed God to change her. Posso dire che in molte occasioni Paola ha permesso a Dio di cambiarla. I think your help here has been very big. Penso che il tuo aiuto qui è stato molto grande. We had a lot of time listening to the suggestions that Paola gave to us. Abbiamo trascorso diverso tempo ascoltando i suggerimenti che Paola ci ha dato. And not everyone actually is willing to spend so much energy to help others to improve. E non è che tutti sono così disposti a spendere tante energie per aiutare altri. So we are very thankful for this, Paola. Quindi siamo molto grati per questo, Paola. The text we chose for you is found in Isaiah 58, verse 11. Il testo che abbiamo scelto per te si trova in Isaia 58, versetto 11. And this is what it says. Questo è quello che dice. The Lord will guard you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Mm. L'Eterno ti guiderà di continuo. Sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato e come una sorgente d'acqua le cui acque non vengono meno. Amen. Thank you. Can you take a picture? Like this. That's international. Oh yes. Yeah, I'm right now fighting to don't split my emotions. Sto cercando di nascondere le mie emozioni. Came here to Menorah. Venire qui a Menorah was for me like a dream that came true. È stato per me come realizzare un sogno. Because since 2009, perché dal 2009 I was really having the wish in my heart to serve God. Ho avuto questo desiderio nel mio cuore di servire Dio. But I always was proposing quindi stavo sempre posticipando questa scelta. Yeah, I was always having other priorities. Avevo sempre altre priorità. But praise God that He knows exactly how to put me against the corner. Lodi a Dio perché Egli sa come metterci all'angolo. He knows how to make me decide now. Ha saputo come portarmi a decidere, no? In quel momento. And now I'm here calling myself missionary. E ora sono qui e mi chiamo missionaria. Mi definisco missionaria. And actually exactly in the time that in the same age that Jesus Christ started his ministry. Alla stessa età alla quale Gesù iniziò il suo ministero. So I was dreaming to be missionary. Anche se io sognavo di essere missionaria. I never dreamed with the challenges that means. Non ho mai immaginato le sfide, no, che questo comporta. Yeah, it's not that just go to a school, go to classes and take notes. Non è semplicemente andare a una scuola, stare seduto in classe per prendere appunti. Living with so many people here. Vivere con così tante persone qui. Help you any way to grow. Ti aiuta in molti modi a crescere. So, yeah, it's really a privilege to be here. È stato un privilegio essere qui. It's a privilege to be called from God to serve Him. È un privilegio essere chiamati da Dio a servirlo. And even you feel in your life that you are just going in a mountain high and high, but never go to the end, to the goal. E se nella tua vita ti senti che stai come scalando una montagna sempre più in alto senza mai raggiungere la meta? I can tell you everything is worthy for Jesus Christ. Posso dirti che ogni cosa è degna per Gesù Cristo. He support my spirit. Gesù mi ha supportato, mi ha incoraggiato nel mio spirito. He support my health. Mi ha anche mantenuto in salute.
And he supported me also with the love from my classmates. E mi ha anche supportato tramite l'amore dei miei compagni. And with the staff members as well. Ed è anche dei membri dello staff. Without expecting. Senza che me lo aspettassi. He also find a people to support me to be here economically. Ha anche trovato delle persone che mi supportassero finanziariamente perché io potessi completare il corso. Yeah, so many people say that you need to give everything just working. Molte persone dicono che devi dare tutto e lavorare. Because without work and broke our backs, we cannot eat. Broke our backs. Che senza spaccarci la schiena non possiamo fare niente. But this is not true. Ma questo non è vero. Because when you are following God's will. Perché quando seguiamo la volontà di Dio. He will provide everything. Egli provvederà ogni cosa. And I want to conclude. Voglio concludere. With a quote in Romans 8:28. Citando Romani 8:28. That says. Che dice? And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Amen. Amen. Italiano-inglese. Italiano-inglese. Ok, in italiano per il nostro unico studente italiano, adesso parlerò italiano. Italian. For our only Italian students, now I'll speak Italian. Alfonso. Alfonso. Wow. Direttamente dalla Sicilia, Sciacca. Sicily, Sciacca. La stessa città di mia moglie. The same city of my wife. Ed è dove l'ho incontrato la prima volta. That's where I actually met him the first time. Sentendolo parlare usando paroloni in chiesa. Listening him speaking using big words in church. Apologetica. Apologetics. Convertendo mormoni. Converting Mormons. Discutendo con testimoni di Geova. Discussing with Jehovah's Non l'avevo mai incontrato prima. I never met him before. Mi sono girato perché stava parlando con qualcun altro. I turned because he was speaking with somebody else. Chi è questo qua? I was like, who's this guy? È interessante, devo parlarci. He's an interesting guy, I need to speak Mi with sono him. Avvicinato. I came closer. Abbiamo parlato. We spoke. E senza che io dicessi niente. And without me telling così, anything. Out of the blue, come si dice in italiano? Da nulla. Grazie. Mi ha detto, certo me. Che la scuola Menorah. Surely Menorah Mission School. Io non gli avevo parlato di questo. And I didn't speak yet about this. E allora gli ho detto, ma tu sai con chi stai parlando? Do you know who you're talking with? Una frase famosa, ma... A famous sentence. Ma io non conto molto. I don't count much. Però gli ho detto, io sono uno dei leader della scuola. I'm one of the leaders of the school. E quindi abbiamo cominciato a parlare della scuola, della possibilità per lui di venire da noi. So we started talking about the school, the possibility for him to come over here. Gli ho detto che venire qua per 9 mesi. I told him that to come here for 9 months. Soprattutto all'inizio. Especially in the beginning. Sarebbe stato come sentirsi in prigione. That being like feeling in a prison. Non volevo illuderlo. I didn't want to give illusions. Ma ce l'hai fatta? But you made it. È ancora vivo? He's still alive. Ma penso un po'. Sei con qualche chilo in meno. With some kilos less. Che questo era uno dei tuoi obiettivi. This was one of your aims. E ricordo che uno dei tuoi obiettivi hai detto, vorrei essere un uomo nuovo. Yeah, I remember one of your aims was, I would like to be a new man. Per questo scopo. For this purpose. Non è uno scopo che si raggiunge semplicemente in 9 mesi. It's not a purpose that you can reach in just 9 months. Anche se sono certo che Dio ha cominciato un'opera buona nel tuo cuore. Even though I'm sure that God began a good work in your heart. Ma è qualcosa che Dio deve continuare a operare in noi per tutto il resto della nostra vita. But that's something that God needs to continue working in us for the rest of our lives. Mai arriverà il giorno nel quale potremo dire di non aver bisogno di Gesù. Never will come the day in which we will say that we don't need Jesus.
Abbiamo avuto tante interessanti conversazioni con Alfonso. We had many interesting conversations with Alfonso. Alfonso è un po' un tuttologo, si intende di tante cose. Alfonso is a tuttologist, he knows everything. Non gli piace semplicemente concentrarsi su una cosa. He doesn't like to focus just on one thing. È uno spirito libero, gli piace imparare tante cose. He's a free spirit, he likes to learn many things. Ha molte cose sui dinosauri, se avete qualche dubbio chiedete a lui. He knows a lot of things about dinosaurs, if you have some doubts ask him. Ma in alcune di queste conversazioni, but in some of these conversations, abbiamo parlato di successo nella vita. We spoke about success in life. Come, che cos'è il vero successo? What is true success? Perché per Alfonso è una persona ambiziosa. Because Alfonso is an ambitious person. Non si è contenta di essere nella media. He's not content to be average. E allora abbiamo scelto per te un versetto che parla di successo. So we chose for you a text that speaks about success. Te lo leggo in italiano anche se sul tuo diploma è in inglese. I read to you in Italian even though on your diploma is in English. Giosuè capitolo 1 versetto 8. Joshua 1 verse 8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Wow. sono volati via questi 9 mesi, eh? These 9 months flew by. Parla in inglese. Bella, ma ci piace. No, aspettiamo gli italiani. se penso com'ero 9 mesi prima. If I think the way I was 9 months ago. Prima di venire qua. Before coming here. Come tu sai, as you know, non è che passavo un bel periodo. I wasn't passing a nice period. Purtroppo in quel periodo sono combaciati una serie di brutte situazioni nella mia vita. Sadly, in that time, a series of bad situations were coming together in that time of molto, my life. Molto delicate. Very delicate ones. Che hanno toccato varie sfere, da quella intima, familiare, amorosa, lavorativa. Several areas, intimate, family, loving relationships and working relationships. In sostanza avevo perso tutto. Basically I lost everything. E le cose non stavano andando bene. Things were not going right. E quindi ero caduto pure in una depressione. I also fell into a depression. In quel momento mi volevo solo autodistruggere. In that moment I just wanted to destroy myself. Infatti avevo preso pure dei brutti vizi. I also took some bad vices. Fumavo, bevevo. I was smoking, I was drinking. Mangiavo male, pesavo 120 kg circa. I was not eating right, I was weighing 120 kg. E scambiavo il giorno per la notte. I was exchanging day for night. Insomma, una vita sregolata che non aiutava. Life without rules, and that was not helping. E non solo queste problematiche. Not just these troubles. Subentravano anche problematiche di origine sovrannaturali. Even some supernatural troubles. Che toccavano persone a me care. Which were touching people who were dear to me. Mi sono trovato pure in una orribile situazione. I find myself even in an horrible situation. Dove il diavolo mi disse, se vuoi che ti sistemo tutto, adorami. Where the devil told me, if you want me to fix everything, just worship me. E io ovviamente ho detto di no. And I obviously said no. Pur tenendo quelle cose che avevo perso. Still caring for the things I had lost. Quindi la mia vita non aveva più un senso. My life didn't have a sense anymore. E pensavo, va bene, andiamo in un posto pericoloso. I was thinking, okay, let's go to a dangerous place. E allora ho fatto di tutto per informarmi. Per andare col ladro in qualche posto pericoloso. So I tried to find information to go with Adra in some dangerous places. Anche se avrei perso la mia vita sarebbe stata una liberazione per me. Even though I would have lost my life, that would have been a liberation for me.
Ma il Signore non ha permesso questo. But the Lord did not allow this. Seppure avevo i contatti di persone di certo spessore e livello. Even though I had contacts of a certain level. Il Signore ha chiuso una serie di porte. The Lord closed a series of doors. E poi, stranamente, miracolosamente. And then strangely, miraculously. Gabriele comparve come un angelo. Gabriele appeared like an angel. Angelo Gabriele. E uscì. E mi ha offerto questa possibilità della menora. And he offered me this opportunity with menorah. Io non gli ho dato subito una risposta affermativa. I didn't immediately say yes. Quindi ho detto, aspetta, fammici pensare. Ok, I said, just let me think. Quindi tra pensare, ripensare e pregare, ripregare. And thinking and rethinking and praying and repraying. Ho pensato, non ho niente. I thought, I don't have anything. Non mi piace questa situazione. I don't like this situation. Non mi piace io. I don't like myself. Proviamo. Let's try. Vediamo dove ci porterà questa avventura. Let's see where this adventure will lead. E venendo qua è stata una scoperta continua. And coming here was a continual discovery. E una dura e una dolce avventura anche. A hard and sweet adventure. Quindi ho imparato, non solo ho imparato di più su Cristo e lo spirito di profezia. I didn't just learn more about Christ and the spirit of prophecy. Ho imparato a conoscere di più me stesso. I learned to know myself. I miei errori. My mistakes. E i miei difetti. My defects. Tutte quelle situazioni che mi possono permettere di migliorare. All those situations which can allow me to become better. E seppure oggi non sono perfetto. And even though today I'm not perfect. E la strada è ancora lunga. And the way is still long. La mia situazione rispetto a prima è notevolmente cambiata. My situation compared to before has changed a lot. Sono dimagrito. I got thinner. Ho smesso di bere e di fumare. I've stopped smoking and drinking. Mi fanno ribrezzo ora. I'm disgusted by these things now. E voglio costantemente migliorare la mia vita. I constantly want to improve my life. Ma soprattutto sono entrato in una relazione con Dio. I entered into a relationship with God. E non sento più voci malvagie. And I don't hear any more evil voices. Ma sento una voce divina che mi incoraggia e che mi guida. But I hear a divine voice that encourages me and guides me. E queste situazioni mi fanno pensare a quel verso che These situations make me think about that verse. Di Paolo che dice che tutte le cose cooperano per il bene. From Paul that says that all things work together for good. Seppure le mie esperienze passate sono state dolorose, non lo auguro a nessuno. Even though my past situations have been painful and I don't wish them to anyone. Mi hanno permesso di avere una maggiore empatia con persone di diverse estrazioni sociali. This allowed me to have more empathy to people with different backgrounds. Culturale. Different cultures. Insomma, con i casi umani, va. With special people. Esatto. E quindi ora riesco a comunicare di più, riesco addirittura, stranamente, sono riuscito ad avere con persone che non mi aspettavo, di avere degli studi biblici da fare con loro. And so I found myself being able more to communicate and even getting to have Bible studies with people. E so che questo è l'inizio dell'avventura, di una grande avventura. And I know this is the beginning of an adventure, of a great adventure. Che solo con Cristo può raggiungere il successo. That only with Christ can reach success and victory. Quindi per concludere, so to close, il mio incoraggiamento per voi. My encouragement for you. Non importa quanto bassi siete scesi. It doesn't matter how low you got. Non importa cosa avete commesso. It doesn't matter what you did. Non importa quale tragedia o situazione o persone state affrontando. It doesn't matter what tragedy situations of people you are facing. Non esiste gigante troppo grande. There is no giant that is too big. Orrore troppo profondo. Or a horror that is too deep. Che Cristo non possa sconfiggere, distruggere e abbattere. That Christ cannot overcome, destroy and take down. E creare una nuova via, una nuova vita. And create a new way, a new life. Per la vostra per una strada con Gesù. For a way with Jesus. Grazie ancora. Okay, we're almost through. Okay, I think it's you. We're almost through. Meglio della mia laurea. Okay.
Ok, dai. Così? Se vuoi faccio una così. All right, the next one is Ida Nihon. Come, Ida. Ida is the kind of person that not everyone notices. Ida è la persona che non tutti noterebbero. Ai, ai, ai. She's not so talkative. Lei non è una persona che parla molto. She likes better to stay in her corner to do her own things. Mi piace stare nel suo angolino, fare le sue cose. But she's a person that really thinks deep. Ma una persona che pensa profondamente. As you speak and you see her nodding. As you speak and you see her nodding. Okay. quando parli e vedi che lei annuisce. You know that a lot is going on in that brain. Sai che molte cose vanno avanti nel suo cervellino. And Ida, you are also a very, very careful person. Ida è una persona molto che si prende cura delle cose. She doesn't go very fast. Non va molto veloce. But you can be sure that once she's done with something, this has been done very precisely. Ma sei sicuro che quando lei ha fatto una cosa, sta fatta bene. And I can tell that during her time here. E posso dire che durante il nel tempo che ha speso qua, Ida really had to overcome this shyness. Ida ha dovuto affrontare questa timidezza. And I think she has done really well with this. E penso che Ida ha fatto molto bene questa, cioè questa, ha affrontato bene questa sfida. And I want to thank God for you being here. Voglio ringraziare Dio per essere che tu sei stata qua. And the text we have chosen for you. Il testo che abbiamo scelto per te is found in Psalm 119, verse 130. Si che trova in Salmo 119 e 130. And this is what it says. The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. La rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. May God bless you. Yeah, thank you. Che Dio ti benedica. I want to say thank you to God. Voglio ringraziare Dio. And to all the teachers that made it possible to come here to Menorah. E alle persone che ha reso possibile essere qui a Menorah. I had a blessed time here. I had a blessed time here. A blessed time. Okay, blessed. Devo ancora migliorare con l'inglese io. Ho avuto del tempo un buon tempo benedetto qua. I would like to say that I like the time here in Menorah. Voglio dire che ho avuto bel tempo qui a Menorah. I like to be close here in close to nature. È stato vicino alla natura. Even though I sometimes miss to be closer to the sea. E, anche se qualche volta avrei avuto voglia di stare vicino al mare. I like the lectures about Bible and health. Mi sono piaciute molto le classi su la Bibbia e sulla salute. And I also liked all the outside work. E mi è piaciuto anche lavorare fuori nella natura. Yeah. I also liked the mission trip in India. Mi è piaciuto anche molto il viaggio missionario in India. And actually before I came to Menorah I was playing a lot of games on my iPad. E in realtà anch'io prima di Menorah giocavo molti giochi sull'iPad. But in India I got convicted to get rid of my games. Ma in India mi sono convinta che dovrei dovuto eliminare i miei giochi. It helped me to come closer to God.
e questo mi ha aiutato ad avvicinarmi a Dio. I learned here more about Daniel and Revelation. Ho imparato qui molto riguardo le profezie in Daniele e in Apocalisse. And last day events and the spirit of prophecy. E gli è piaciuto, mi è piaciuto anche le lezioni sugli eventi finali, cosa la Bibbia dice su lo spirito di profezia. And about many more things. E mi sono piaciute anche molte altre cose fatte qui. I learned also how to give Bible studies. Ho imparato come dare studi biblici. And how to give massage. Come dare massaggi. And about hydrotherapy. E sull'idroterapia. And how to teach. Come insegnare. I learned how to prune trees. Ho imparato a potare olivi. to bake bread. A fare il pane. And to plant seeds. A piantare i semi. And weeding and collecting olives. E togliere l'erba dalle piante e raccogliere olive. And different other fruits. E anche altre frutte. Yeah. For example, figs. Per esempio i fichi. And then I learned about cooking, more about cooking. Ho imparato anche un po' di più a cucinare. And sewing. E a cucire. And farming. And farming? What? Farming. Farming. Oh, farming. Ah, farming, ok. Farming, yes. And building drywalls only with stones. E quindi abbiamo costruito qualche muro con secco. Only a little bit, actually. Molto poco, comunque. And many other things. E anche molte altre cose. And I learned how to plant seeds. Ho imparato a piantare i semi. And how to prune trees in the right way. E come potare nel modo giusto. And the principles how to build the drywalls. E i principi che ci sono dietro i muri a secco. And a different way to sew clothes than I learned in school. Sewing clothes in a different way than I learned in school. Ok, ho imparato a cucire in modo differente di come avevo imparato prima a scuola. And I learned also how to make bread. E ho imparato anche come fare pane. Yeah. Yeah. And in Vietnam when we were removing plants. That we didn't need. E quando anche togliamo le piante che non ci servivano. It is actually kind of the same when we are removing negative aspects and characteristics from our own lives. E quindi questa idea di quando togli l'erba è come mi ha fatto pensare a quando devi togliere le abitudini cattive della tua vita. So that the positive aspects in our lives can grow more. In modo che gli aspetti positivi della nostra vita possono crescere meglio. And when you prune trees and cut away the branches that you don't need. E quando negli alberi togli i rami che non servono. You give space to the other branches. You give space to the other branches that you need. E dai spazio alle altre e altri rami che hanno bisogno di crescere. And it's kind of the same with weeding in a way that they. In un certo senso è come togliere le erbacce. That good things can grow more better. E per fare in modo che le cose buone possano crescere meglio. And I want to conclude my speech here. E con questo chiudo il mio discorso. Yes. Grazie. We are at the last. Siamo all'ultimo. Surely not the last. Not least. Yeah, last but not least, because there will be another here. Ultimo. What? There will be another here. Che ci sarà un altro anno. So now we call
Borce Troia. No. Borce. Borce. Borce is a really deep thinker. Borce è una persona che pensa molto in profondità. He like really study deep. Gli piace studiare in profondità. Sometimes want to explain deep thinking so little time people like what? Certe volte vuole spiegare cose molto profonde in poco tempo le persone non sempre riescono a seguirlo. I think Borce like mostly the class here. Penso che a Borce siano piaciute di più le classi qui, la parte che è piaciuta di più. Especially Revelation and Bible. Deep Bible topic. Apocalisse o altri argomenti profondi dalla Bibbia. But we had also funny time in nature. Abbiamo anche avuto un po' di bel tempo, divertimento anche lavorando nella natura. In the working. I lavori pratici. Even he was a guy to push a little bit. Anche lui è stato una persona che doveva un po' spingere. But I know he's a good worker. When he's doing things, he's doing well. Ma io so che lui è un buon lavoratore. Quando fa le cose, le fa per bene. And I'm glad that you came here. Sono felice che sei venuto qua. He had a difficult time because he's from Macedonia, so he had to come back home, stay. So he was not really all the time here in the school. Siccome viene dalla Macedonia, non è potuto stare 9 mesi consecutivamente qui. È dovuto tornare a casa e poi ritornare qui. But I think this experience changes life. Ma penso che questa esperienza cambia la vita. He decided to get baptized here. Ha deciso di essere battezzato qui. And join to the church. E unirsi alla chiesa. And that's a great privilege. Questo è un grande privilegio. And wish all the best for you. E ti auguro ogni cosa and you may meglio. Find what God wants for you in your life. Che tu possa trovare quello che Dio ha in mente per la tua vita. Amen. God knows. Okay. So I didn't hear my Bible verse, but it's okay. No, Bible verse, bro. I was really looking forward. So, the Bible verse is found in Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Amen. Beautiful, thank you. Proverbi 11:30. Il frutto del giusto è un albero di vita, e chi fa conquista di anime è saggio. Beautiful. Amen. Amen. Okay. So you have heard from my fellow students. Avete ascoltato dai miei compagni. The testimonies. Le testimonianze. We had a nice time here. Abbiamo avuto un bel tempo qui. We also endured some hardships. Abbiamo anche dovuto affrontare difficoltà. But by the grace of God, here we are. Ma per la grazia di Dio siamo qui. And I wanna share some things which I learned, maybe it will be an inspiration for you as well. E voglio condividere alcune delle cose che ho imparato qui, forse sarà una fonte di ispirazione per voi. And I will start with this. E comincerò con questo. That we live in an uncertain world. Che viviamo in un mondo di incertezza. A world of endless possibilities and infinite outcomes. Un mondo infinite possibilità e possibili risultati. And countless choices define our fate. E innumerevoli decisioni determinano il nostro destino. Each choice, each moment is shaping us. Ogni scelta, ogni momento ci sta plasmando. And our whole life is about choice. E tutta la nostra vita dipende dalle scelte. Every time you choose to do something or you choose not to do it, you made a choice. Ogni volta che tu scegli di fare o non fare qualcosa, hai fatto una scelta. And this is taking you towards your destiny. E questo ti porta verso il tuo destino. And if the choices you make aren't taking you towards the destiny you want. E se le scelte che stai prendendo non ti portano verso il destino che tu vorresti, then it's time to do some serious reflecting. E allora è il tempo di riflettere profondamente. Either the destiny you believe in isn't important enough. O se il destino nel quale credi è abbastanza importante. Or you didn't give it enough importance to it. Oppure non hai dato abbastanza importanza adesso al tuo destino. When we make a choice about something we really want. Quando noi scegliamo, prendiamo una decisione riguardo a qualcosa che veramente vogliamo. Or all our decisions and choices will support that. Tutte le nostre decisioni andranno in quella direzione. Respect is a choice. Il rispetto è una scelta. Happiness is a choice. La felicità è una scelta. Optimism is a choice. L'ottimismo è una scelta. Kindness is a choice. La gentilezza è una scelta. Giving is a choice. Donare è una scelta. And whatever choice you make eventually makes you. E ogni scelta che tu prendi, che fai, in realtà quella scelta fa te. So choose wisely. Quindi scegli con saggezza. Revelation 3:20, Jesus speaking.
In Apocalisse 3:20 Gesù che parla. Behold, I stand at the door and knock. Ecco, io sto alla porta e busso. If anyone hears my voice and opens the door, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, I will come in and dine with him and him with me. Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. So I learned to choose to open the door for Christ in my life. Ho imparato a decidere di aprire la porta a Cristo nella mia vita. That he enters my mind and my heart. Che in modo che egli possa entrare nella mia mente e nel mio cuore. And to surrender everything fully to him. E di arrendere ogni cosa completamente a lui. Remember the words of Peter. Ricordate le parole di Pietro. 1 Peter 2:9. Prima Pietro 2:9. He says. Dice. But you are a chosen people. Ma voi siete una stirpe eletta. A royal priesthood. Un regale sacerdozio. A holy nation. Una gente santa. A people for God's own possession. Un popolo acquistato per Dio. To proclaim the virtues of him who called you out of the darkness into his marvelous light. Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Amen. 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 Heroes are made by the path they choose. Gli eroi sono fatti, diventano eroi in base alla strada che scelgono. And by the powers they are graced with in this path. E dalle forze che li sostengono in questa strada. Ok. And on this path, Paul says. E di questa strada Paolo dice. He is convinced about this. Infatti io sono persuaso. He says, for I'm convinced. Paolo è persuaso, è convinto. He's 100% persuaded in this. È convinto, persuaso al 100% di questo. That neither death nor life. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, neither the angels nor demons, né angeli né principati, neither the present nor the future, né potenze né cose presenti né cose future, nor any powers, né potenze, neither height nor depth, né altezze né profondità, neither anything else in all creation, né alcun'altra creatura, will be able to separate us from the love of our God which is in Christ Jesus. Potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. My experience here has been illuminating in any and all aspects of life. La mia esperienza qui è stata illuminante in ogni aspetto della vita. Everything clarified and verified. Ogni cosa è stata chiarificata, verificata. Tested and proven. Messa alla prova e trovata vera. It was a life-changing experience. È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita. No doubt about it. Non ho dubbi riguardo a questo. No doubt at all. Nessun dubbio. So choose Jesus. Quindi scegliete Gesù. For he already chose you. Perché egli ha già scelto te. Be and stay faithful to him. Sii fedele e rimani fedele a lui. Because he's always faithful to you. Perché egli è sempre fedele a te. Thank you for your attention and God bless us all. Grazie per l'attenzione e Dio vi benedica tutti. Oh, the picture. No picture? Yes, picture. Thank you so much. Nice smile. He was not hard on me, so I'm happy. I was praying. I was like, I just let him bless you. Okay. Have you? How many? Well. Okay. Sorry. Is your phone? Is your speech? Thank you. That's your part seat? Of my speech. Thank okay. you. It's your sword. Okay. Your weapon. Did you never stop speaking? Ce l'abbiamo quasi fatta. We're almost done. We're almost through. Now switch back to English. You go to Italian. Okay. All right. So, now you got your certificate. Ora avete il vostro diploma. Now, there is something different in your certificate, though. C'è qualcosa di diverso nel vostro diploma. Of course you cannot know about this. Non potete saperlo. Because you didn't receive the diploma last year. Perché non avete ricevuto il diploma dell'anno scorso. We thought again about what was written in our diploma. Abbiamo ripensato a ciò che era scritto nel nostro diploma. And we had a diploma that was a lot thinking about what we accomplished here. E avevamo un diploma che rifletteva ciò che voi avevate ottenuto qui. So going through several topics. Avete avuto le vostre classi qui? Doing some exams. Fatto qualche esame? Going through the course and learning things. Avete fatto il corso e imparato cose? But
We thought and realized that this is not true success. Ma abbiamo realizzato che non è questo il vero successo. You passed through a course that shaped you in many ways. Avete fatto un corso che vi ha formato in molte maniere. And I believe you have been useful in many ways for many people. E sono convinto che siete stati anche utili per altre persone in molte maniere. And some of our friends who are here. E alcuni dei nostri amici che sono qui. I think they have been blessed by your service to the community. Penso che siano stati benedetti dal vostro servizio verso la comunità. So I think they're. We can all be thankful for this. E che possiamo essere tutti grati per questo. But as somebody says, this is not the end of the story. Ma come qualcuno ha detto, questa non è la fine della storia. This is actually the beginning. Questo in realtà è l'inizio. So let's go back to the beginning. E quindi torniamo all'inizio. So I think there is someone here who wants to enter. C'è qualcuno qua che vuole entrare? Oh yes. Do you remember? Yes. Guardate. Ma put it there, please. This is the menorah that you turned on 9 months ago. Questa è la menorah, il candelabro che avete acceso 9 mesi fa. These are different candles. Sono candele diverse. But it's still on. Ma è ancora acceso. Now, one thing that we learned from the Bible. Una cosa che avete imparato dalla Bibbia. Certain things are a symbol. They have a lesson for us. Alcune cose sono un simbolo, hanno una lezione per noi. And one thing that the menorah represents, è una cosa che la menorah rappresenta, is the union of two things combined. È l'unione di due cose. You have a flame, c'è una fiamma, and there is something that upholds the flame. E c'è qualcosa che sostiene la fiamma. And we know that the flame represents the work of God. E sappiamo che la fiamma rappresenta l'opera di Dio. The Holy Spirit, lo Spirito Santo. God working for humankind. Dio che lavora, che opera a favore dell'umanità. God that is with us. Dio che è con noi. But God wants to have human hands to do this work. Ma Dio vuole avere mani umane che compiono quest'opera. And so, here you are. E quindi qui ci siete voi. And 9 months ago you turned on this candlestick. 9 mesi fa avete acceso questo candelabro. And but now this candlestick is gonna stay here. Ma questo is not? It's gonna stay here. Okay. ma ora questo candelabro rimarrà qua. But you're going home. Ma voi andrete a casa. Or somewhere else. O da qualche altra parte. But the motto of our school. Il motto della nostra scuola. Is kindle the flame. E accendi la fiamma. Keep it burning. Lasciala bruciare. Light up the word. E illumina il mondo. So now it's for you time. You surely had some of you had their flames kindled already when you came here. Alcuni di voi sicuramente avevano le loro fiamme già ben accese quando sono venuti qua. Maybe some of you was helped to kindle the flame even more. Forse qualche fiamma si è accesa ancora più ardente mentre eravate qui. And I believe in these 9 months these flames have been burning. E credo che in questi 9 mesi queste fiamme hanno bruciato. And now it's time to go and light up the world. E ora è tempo di andare e di illuminare il mondo. Amen. Amen. So now I would like that each of you. Ora mi piacerebbe che ciascuno di voi. And you are free to do it. E siete liberi di farlo. Kind of. Won't translate it. That if it is your desire. Che se è il tuo desiderio. To continue this work. Di continuare quest'opera. Working together with God. Lavorando insieme a Dio. To be a blessing for humanity. Per essere una benedizione per l'umanità. And that all around you may know that love that God has for us. Che le persone intorno a voi possano conoscere l'amore che Dio ha per noi. That one by one. Che uno ad uno. You may take one candle from the other candlestick. Voi possiate prendere una candela dall'altro candelabro. And you may just take it and turn it on. E possiate prenderla e quindi accenderla. And this will be a symbol of. Questo sarà un simbolo. Of what you want to do now and for the rest of your life. Di quello che voi volete fare ora per il resto delle vostre vite. So one by one, just turn on, take your candle, turn it on and keep it in your hand. Uno a uno, accendete la vostra candela, tenetela in mano. As you wish. Do not burn the diploma. Yes, that's what I'm thinking. Careful with the diploma. Sorry. Okay, you may go, guys.
Yes. Keep it in your hand. Yeah, keep it there. All right, all candles are on. Tutte le candele sono accese. I would like to invite Andrea to come at the front. And we're going to have a special prayer for you guys. Avremo una preghiera speciale per voi. So I invite everyone to bow down their heads and in signs of respect. Vi invito a chinare il vostro capo come segno di rispetto. Dear Heavenly Father, caro Padre Celeste, we would like to thank you for the great opportunity that you gave us. Ti ringraziamo per la grande opportunità che tu ci hai dato. To actually put in place this ministry. Di avere questo ministero. But Lord, we also want to thank you for these students. Ma ti vogliamo anche ringraziare per questi studenti. For their companionship. Per la compagnia. For their presence, blessed presence. Per la loro presenza benedetta. Please, dear Lord, per favore, Signore, act so that the time spent here, fai in modo che il tempo speso qui would be a great blessing for their future. Sia stata una grande benedizione per il loro futuro. Protect them through their trials. Proteggili nelle loro prove. Lighten them with your spirit. Illuminali con il tuo spirito. And open a way for them so that they may understand. E apri una via per loro in modo che possano comprendere. What is the way forward? Qual è la via che devono seguire? In line with your wisdom. In accordo con la tua saggezza. This we ask in Jesus' name. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 No? All right. Bene. So we're now going to have. You can guys put the candles back into the candlestick where you took it. Can I give you somebody? Sorry? Can I give it to somebody? The candle? Yes. Well. Okay. Amen. Di là, quindi la foto giusta. Sì. Ok. Il nostro programma ormai è quasi finito. Our program is almost over. E quindi abbiamo giusto un paio di annunci. Couple of announcements. Il primo annuncio è che adesso ci piacerebbe avere una foto di gruppo insieme a tutti voi. We would like to have a group picture with all of you. Sicuramente adesso qualcuno dovrà andare a casa, ognuno ha i suoi impegni. Some of you will have to go home. Quindi vogliamo approfittare della vostra presenza e fare una foto ricordo per questa bella giornata so insieme. We'll have to have a picture all together. Lo faremo you go. Da quella parte. We'll have it in back. E la seconda cosa. Second. Ci sono alcuni studenti che non sono riusciti a pagare completamente la loro rente. There are some students that could not afford to pay entirely the tuition. Il costo del corso è commisurato alle spese. The tuition is in line with expenses that we have. Però è comunque una cifra abbastanza grossa. But it's still quite a big sum of money. Sono circa 4.900 euro, senza circa. 4.900 euros. Per 9 mesi copre cibo, riscaldamento, il viaggio, eccetera, eccetera. For all the expenses they face in 9 months, travel, the food and everything else. E quindi troverete nella sala dove avremo il rinfresco una cassetta. So in that room where we will have a refreshment in a few minutes, you'll find a box. E in questa cassetta, se volete, potete lasciare un regalo per questi ragazzi. In this box you may want to give a gift to these students. E servirà per coprire queste spese che ancora non hanno potuto coprire. And actually will help to cover the expenses that could not have been covered. Quindi sentitevi liberi come preferite. So feel free to do as you please. E
Subito dopo avremo quindi un rinfresco nella sala qui adiacente. So after the group picture we'll have a refreshment here in this room. E quindi saremo contenti di avervi come nostri ospiti. Restate con noi, avremo qualche cosa di buono e di sano da poter mangiare insieme. So you're more than welcome to stay, we'll be happy and we have prepared some good, tasty, healthy food for you. Quindi grazie a tutti quanti per essere venuti. So thank you for coming. E buon proseguimento. And how do you say that? God bless. Enjoy the rest. Che Dio vi benedica, God bless you. And so